E qui attorno al braciere voi state portando avanti il vostro lavoro così come si faceva una volta, signora Grazie, Sandre. grazie. Ma la vediamo realizzare cosa sta facendo? Ci spieghi un po'. E sto attaccando questo rigamo. Vediamo che ha il filo qui nella porta. E poi il filo. Qui anche qui lo tira appeso alla Sì, sciarpa. l'ho messo la sciarpa perché così si vedeva. Così si tiene il filo, Sì, quindi sì, poi si sì. prendeva piano piano quando serviva. Ma Sì, quando serviva lo prendiamo. lei ha imparato da piccola? A Sì. quanti anni? 7 anni, 6 anni, 7 anni. Addirittura già a Sì, 6-7 sì, anni sì, sapeva sì. poi Le ricamare. nostre mamme ci mandavano subito dalla maestra. Quindi si andava dalla maestra Sì, per per imparare quest'arte. imparare. Lei invece cosa sta facendo? Questo è un punto facile perché è punto croce per anche insomma principianti. Quindi si può iniziare così Sì, direttamente. infatti. E invece lei utilizza, se non sbaglio, il chiacchierino? Sì, lo conosce lei? Lo conosco un È po'. molto apprezzato. Cosa? Ecco, ci fa vedere come funziona? Sì, e si lavora con la spavetta e col gomitolo. Sono semplicemente due punti, uno di sopra e uno di sotto, e si va avanti. Mentre qui. Punto in croce, col telaio, il rigamo. Ci voleva tanta, tanta pazienza, Sì. però era un momento per stare insieme. E anche d'inverno si stava tutti assieme attorno al braciere qui Sì, e si facevano questi e lavori. si Sì, chiacchierava. si chiacchierava, discuteva di tutto. Vediamo che nei suoi occhi c'è un po' di nostalgia di Sì, quei tempi. perché era il mio mestiere. Quindi, Una brava le allenatrice. mancano quegli anni un po'? Sì, ma ora non vedo più, sono più Però continua a farli sempre, quindi. Sì, lo faccio, ma ormai. Ma è vero che in ogni corredo erano presenti appunto questi ricami, Sì, oggetti di era ogni proprio tipo. il Ecco, corredo che si deve fare per la sposina. la sposina cosa doveva portare? Portava le tovaglie, tante asciugamane, tante lenzuole, tante tovaglie da tavola, tutte queste cose, coperte, tutto il corredo. E tutte venivano fatte a mano in Sì, casa. in casa. Quindi non si andava ad No, acquistare il anche con la suolo. tela antica, proprio con la tela che facevano con il telaio, si facevano. Ci voleva un po' di organizzazione già qualche mese prima, tanto lavoro per No, preparare. quando eravamo bambini, quando eravamo 10 anni, mettevano corredo, ci mettevano a fare il corredo da 10 anni in poi, erano i bambini. Quindi già quando si aveva 10 anni si pensava al Al corredo. corredo per essere grandi. Oggi un po' si è persa questa tradizione, però. Oggi sì. Vabbè, ormai siamo moderne, non fa niente, meglio così. Però vi mancano anche questi momenti di stare insieme, Sì, vero? certo che Che mancano ormai. mancano, era stare insieme sia Ora la vita d'estate ci sia porta d'inverno sempre a attorno al correre, a non braciere. Non socializzare con gli appena c'era altri. un'oretta libera, era quello, il rigamo per fare la biancheria. Tutto quello che lei vede sono cosine che E questi sono facevamo. alcuni oggetti quindi che vengono Sì, realizzati a mano anche da grazie mano, sì. all'arte del Da ricamo. mano, sì, i centrini. Ecco, questi fatti da noi. Allora, l'auspicio magari Dai nostri nonni, l'auspicio del 2024 magari è quello di trascorrere sempre più tempo insieme, ecco. sì, Magari per fermarci qui. un po' a pensare, a Sì, riflettere sì, sì, sì. e a E goderci questi momenti. speriamo che si comincia di nuovo a rinnovare questo momento di stare insieme. Quando i cellulari abbiamo perso tutto. Con i cellulari abbiamo perso tutto, sì. Il momento di E stare allora, insieme, i vai là. vostri nomi intanto, lei si chiama? Rita, Maria, Cettino, Rosa. Signora Rosa, allora auguriamo a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia un buon anno e li invitiamo a venire a scoprire questo borgo venetico superiore che grazie al presepe vivente ha reso possibile tutto ciò, regalando un'atmosfera, una magia unica e facendoci fare qualche salto indietro nel tempo, quando c'era poco ma si era felici. Felici, ma ora siete tutti scontenti. Ma perché secondo lei tutti sono Perché siamo scontenti? tutti isolati dentro, non si riesce più a stare assieme. E allora speriamo di poter stare insieme e di dar valore anche a questi momenti così nel passato. Grazie e Oh, buona continuazione, buon lavoro. grazie, auguri, Ed buon ecco qui, anno. allora.
quanti ricordi. Noi siamo qui in questo piccolo borgo, guardate che bello, questo è il presepe vivente di Venetico Superiore, un piccolo borgo che torna a vivere grazie a questa iniziativa. Fateci sapere da dove siete collegati e guardate qui un altro angolo di questo presepe e poi qui anche l'angolo del cibo con le degustazioni. Vedete, così come si faceva una volta, ci sono i fagioli cotti qui e poi altri angoli per far vivere ai visitatori emozioni uniche. Il pane sotto sulla brace e poi tanti antichi mestieri. Ah, ciao.